Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Omori. Siamo dentro la balena Humphrey che ho trovato nello scorso episodio e ho risolto anche questi tre puzzle della stanza che era sulla sinistra. E ci sono tre stanze, una in alto e una a destra, che mancano ancora per essere completate. Quindi sembra che io possa tornare nella stanza principale usando questo pannello, immagino. Oh, invece no, mi ha portato da tutt'altra parte. Anche se però lì in basso vedo che c'è un qualcosa che potrebbe veramente riportarci all'uscita. Comunque, vediamo un po' che succede. Sono Sweetheart e... forse una delle streghe che abita Humphrey. Ci sono tre streghe dentro Humphrey. Questa deve essere una di quelle. Quanto tempo ci vuole? Non ho mica tutto il giorno. Senti, devi avere pazienza. Ah, Molly, quella che ci ha accolto nella sua stanza prima. Ho bisogno di concentrazione. Solo dalla voce c'era, quindi non l'avevo ancora vista. Finito? Quasi finito. Tesoro, potresti non parlare per 5 minuti? Ah, finalmente ho finito. Ammira la mia più grande invenzione. Wow. Se stessa. Ora parla, mio stupendo robot. E ullallero lalla? Oddio, eppure ero sicura che non ci fossero bug. Pazienza, posso comunque metterlo sul mercato e pacciarlo dopo. Come tutti quanti i giochi dal 2010 in poi. Comunque è colpa tua, mi hai messo fretta ed ecco il risultato. Invece di amare è stata programmata per uccidere. Ma no, guarda, viene a uccidere me probabilmente. O almeno ci prova, ma noi vinceremo. Ah. Non darmi la colpa, sei tu che non sai fare un tubo. Dove sono i certificati? E la laurea? Allora dove sono? Ti ringrazio, sei riuscito a distruggere i miei sogni e le mie speranze. Mi chiedo come dormirai stanotte. Sei una profonda delusione. Me ne vado. Maria, io esco. Quanto casino per nulla. Beh, almeno non è più il mio problema. Sì, va bene, stai male, l'abbiamo capito. Ah, ma aspetta, quella ragazza deve ancora pagarmi. Aspetta tesoro, dove credi di andare? Signorina Molly, o signora, come vuole essere chiamata, non lo so, però io prendo il tubo che mi porta... all'entrata, sì. La residenza delle Slime Girl. Sono quello che voi umani chiamate ascensore. Purtroppo possiamo prendere solo un appuntamento per volta, quindi dovrete aspettare il vostro turno. Però se riuscite a portarmi una tessera melmosa, potrei farvi saltare la fila. In poche parole sareste raccomandati, gnac gnac. Bene, a questo punto io direi di andare a destra. Opla. Siamo Humphrey, parte 2, dentro la balena. Allora, non posso scendere qui, vero? No, infatti non mi fa approdare. Però insomma ci vediamo un po' Humphrey. Ci sono tanti piccoli Humphrey dentro Humphrey. È come se fossero tipo dei buboni senzienti. Oh mio Dio, quello è un nemico? Fighissimo, voglio affrontarlo. Cos'è? Moccolo? Ok, facciamo degli attacchi semplici. Caccole. Sono le caccole. Ok, i danni sono buoni, ma non penso siano abbastanza per sconfiggerlo. Wow, esplode? No, si aumenta l'attacco. Ah, però! Con due turni, se ne va. Buono. Buono, buono. Possiamo allenarci un pochettino, magari. Poi taglio, ovviamente. No, esplode. Ah, quindi quando va KO esplode. Ah. Però almeno Obri impara abbattimento. Dovrei sì vedere gli attacchi di Obri perché ne ha imparati un bel po'. Ah, fast food mi piace. Perfetto, perfetto. Dunque, ho assegnato le abilità. Omori dovrebbe stare comunque a posto. No, sto a posto così con tutti gli altri. Perfetto, oh eccoci qui, finalmente possiamo scendere e prendere anche l'anguria che era qui. Taco di pesce. Sì, è un po' inutile voler esplorare anche l'altra area, sempre di questa stanza intendo, però tanto non c'è niente. Umano, sapevi che noi Humphrey siamo abbastanza forti da resistere alla corrente di una cascata? Guarda qui. Ah, non ho a quanto pare. Oh, fa niente, chiamasi selezione naturale. Ehi, sai cosa? Ho appena avuto un'idea. Scommetto che se raduniamo abbastanza Humphrey, forse dopo potremmo usarli per fare un ponte fino all'altra sponda. È quello che dovevo dire io. E infatti ci stavo pensando. Guarda, mi avete rubato le parole di bocca.
Ma ciao Mari! Ora la mia paura è che io trovi delle angure che non sono veramente angure, che sono dei mimic purtroppo. Ok, questo Humphrey va vicino alla cascata. Oh, perfetto, pensavo non gliel'avrei mai chiesto, e invece sì. Non te l'aspettavi? E invece. Mai dubitare di Andra Link, mai. Ah, ok, questo è un lavoro per Kel. Kel Ino, vieni qui. Bene. Che cosa devi colpire, Kel? Questo. Non devo premere A, non tenere premuto. Bello. E questo è quanto? Ok, quest'altro Humphrey ci devo parlare, mi sa, da... sì, devo andarci proprio là in mezzo. Va bene, tanto possiamo andarci perché abbiamo la barchetta qui. Aspetta, tu che mi dici, pappagalletto? Lavori sul... In lavori sul... Lavori sull'in corso, va bene. Sull'in corso. Ehi tu, vieni qui. Il fatto è che danno un botto di punti e mi dispiacerebbe non affrontarli. Ehi Humphrey! Vuoi andare su dal tuo amico Humphrey vicino alla cascata? Sicuro, adoro fare i ponti. Nel senso che adoro non andare a lavorare durante le festività. Ah certo, quello tutti, eh. Quello tutti, amico mio, non sei l'unico. Perfetto, andiamo di qua allora. Oh cavoli, vedi, questa è protetta l'anguria, però se è un mimic... L'altra volta pure era protetta ed era un mimic. Ok, non è. Un cheeseburger. Voglio un attimino vedere senza affrontare questi per capire dove andare. Dunque, quella sembra... Oh, c'è un Humphrey qui. Ciao, Humphrey. Ehi, Humphrey, quando era tuo amico Humphrey? Sì, è ciò che fanno tutti. Grande. Fratello, lui. Qui cosa abbiamo? Questo è un mimic palese. Non ci provo neanche. Mi sembra di aver trovato tutti quanti gli Humphrey. Quindi ora io provo a entrare qua dentro. Magari c'è qualcosa, magari ancora no. Però almeno vediamo che succede. Wow, guarda quante belle piante ci sono! Magari questo potrebbe piacere a Basil, questo posto. Basilico. Basilico? È il nome della pianta che sta qui davanti. Ah, che bella! Mi ricorda qualcosa. Ma non so bene cosa. Forse è il nostro amico Basil? Gergo incompre... Oh mio Dio, che è una melmina? Oh mio Dio, che bellino! Melmoniglio, no, non voglio attaccarlo, è troppo carino. No, ok, non scoppia e dà un sacco di punti. Ma senza senso. Ma come? Ma io non lo so quanti punti dà sta robaccia qua. La robaccia in senso cattivo, eh. In senso buono, voglio dire, non cattivo, oddio. Ecco un altro Humphrey che va a unirsi alla cascata. Bravissimo. Mi sa che dobbiamo ritrovarlo giù poi. Esatto. Chi è? Oddio, roba viscida qui. Ah, ma qui si fa un po' di platforming, eh. Ho trovato dinamite. Bene. Teniamocela allora. Mi dispiace, ma le angurie rimangono lì dove sono. Stanno bene lì. Ma tu che mi dici? Leggere ti rende intelligente, guardare la televisione di meno. Ah, buono a sapersi allora, me lo ricorderò. Scappo perché sto un po' in difficoltà con i punti salute. Il più grande capolavoro è finalmente compiuto. Ok, Kel, cosa devi colpire, Kel? Un altro Humphrey, bene. Eh sì, stiamo facendo un bel lavoro con questi Humphrey. Dobbiamo parlarci però, come è giusto che sia. Ok, Humphrey va dal suo amichetto. Uffa, un'altra volta con questa storia del ponte. Riuscirò mai a trovare il tempo per mangiare? No, no. Anche questo se ne va. Intendete la cascata verso sud, arriverà prima di voi? Sì. Anche perché c'è un fade in nero e noi che ti aspettiamo lì che vai lì, certo. Complimenti. Penso di aver trovato tutti quanti gli Humphrey, senza volerlo poi tra l'altro, il che è una cosa buona e giusta se permettete. Ok, ci sono tutti. Ciao, possiamo parlarvi nel frattempo? No, eh. Comunque, ho salvato, mi sono ricaricato, pronto ad affrontare anche questa sfida. Ecco, a frappè di melone, bene. Nel caso era un mimic, me la prendevo in saccoccia e lo affrontavo.
Anche se sono molto forti i Mimic, quindi devo stare molto attento a quello che faccio. Oh mio Dio! Devo stare attento a quello che cade dal cielo? Solo questa ci mancava. Aiuto! Non solo i nemici, ma anche quello che cade. Tu sei a pesca? Scusami! No, voglio parlare con lui che sta a pesca! Bellissimo lui! Aiuto! Ah! Ma mi fa qualcosa? Non penso. Cioè, non mi sembra. Ma cos'è le bulbo talpo si è mangiato? Ah, qua ci sono altre strade? Allora aspetta. Ah no, qua no, niente. Colpa mia, ho sbagliato a vedere. Andiamo per di qua. Ok, qua forse siamo un po' più tranquilli. Sole e mare. Dobbiamo colpirli tutti questi. Mio Dio. Che gli è successo? Ah, certo. Aspetta, sono stupido forte io. Vieni, fammi venire qua, che devo fare? È un gioco, abbina tre Humphrey per un pre. Bene. Devo abbinarli. Ovvio. Potevo arrivarci anche senza. Ok. E questi l'ho presi. Ok, ci è voluto un po', eh. Sembra una cosa veloce, ma non lo è. Ottimo, che premio mi dai? Anello di cipolla, buoni. Poi anche di qua devo abbinare tre Humphrey. Yes. Buono. Velocissimo questo. Che bello. Pizza intera, wow, questo dà un sacco di salute. Allora, io devo atterrare qui sopra, vero? Ma attenzione, abbiamo Snaily! Ehi, ragazzi, ci facciamo un bagno? Tofa bomba! Snaily, non lo fare, quelli sono succhi acidi. Eccolo lì. Sempre a combinar guai. E a farsi del male poi. Ok, questi qua parlano di aria condizionata. Beh, certo, stiamo al mare. Non la vuoi l'aria condizionata? Ok, qui non ci si può andare, ma non c'è niente di che. Giù per la cascata. Wow. Ah, Pokémon abbiamo rifatto. Oh no. Oddio. Forse ho preso quella sbagliata. Non so se devo trovare tutti, anche gli Humphrey a sto giro. Ma da come stanno andando le cose? C'è la F di là? Oh. Ok, quindi devo prendere diverse uscite. Ok, questo qui vuole costruire un ponte ancora più grande. Ottimo. Allora devo trovare anche gli altri Humphrey, giusto? Ok, va bene. Proverò a trovare gli altri Humphrey allora. Ah, questo mi riporta su? Ok, quindi devo trovare anche le altre uscite. Va bene, lo farò. Andiamo sempre per di qua. E prendiamo questa a sto giro. C'era anche una lettera, ho visto, la F. Vai, qua c'è un altro Humphrey. Olè, scendo di qua per la lettera. Ah, me la porto dietro con me. Ah! Vediamo un po' se ci si apre una crepa nel terreno, nell'acqua in questo caso. No. Vabbè, torno su allora, eh. Venghino, signori, venghino, l'ultimo giro. Chi ancora non ha effettuato un giro può farlo in questo istante e poi non ci saranno più per un bel po' di tempo. E poi attenzione perché qui si va sotto ora. Olè! Ecco l'ultimo Humphrey, anche lui. E vai, tutta la combriccola di Humphrey è qui. Ah, cos'è? Apprezzerei molto se riusciste a far finire il tutto il prima possibile. Senza fretta, ma credo che mi stia venendo un po' di nausea. Eh sì, lo so. Humphrey, vai a aiutarci col ponte, va. Un ponte, dite? Se vuoi, eh. Solo se vuoi. Sono già là, wow. Un mago.
Anche lui col ponte. Volete utilizzarmi come ponte per procedere a realizzare i vostri ambigui obiettivi? Figo! Grazie del supporto. Sono già le ponti in punto. Quanti giochi di parole. Tu che mi dici? Il mio momento è giunto. My time has come. Humphrey, tu che dici? Gli ascensori sono migliori dei ponti, ma per stavolta farò un'eccezione. Non ci sono ascensori qui dentro, che ti devo dire? Bene, lui semplicemente è bene, non c'aveva voglia di parlare. Humphrey, tu ci aiuti col ponte? Dove mi trovo? Non è questa la fila per il bagno? Sì, però se fai il ponte c'è la fila per il bagno. Allora, qui si scende a quanto pare. Non capisco perché però io debba scendere. E di qui dove si va? Qua quanta gente. Ok. Tutti quanti che hanno commenti a proposito dei rider e dei part time. Ah, abbiamo fatto anche questa stanza. Che bello. Oh santo Dio, qui dentro c'è una puzza insopportabile. Quanto tempo ci vorrà ancora? Sento di star per svenire. Se non ti piace l'odore, quella è la porta. Ora silenzio, bambola. Sto lavorando. Lei deve essere un'altra delle tre sorelle, Medusa. Ah, finalmente è pronto! Finalmente! Svegliati, mia dolce metà! Buffona, non toccare il vetro, rovinerai l'esperimento! Ok, come vuoi! Eccola là, l'ha fatta troppo tardi. O no? Attenzione, Medusa sta per uscire dalla capsula! Si salvi chi può! Oh no! Che succede? Wow! È Angelica! Angelica Button! Questo esperimento ha superato di gran lunga le mie aspettative! Ho creato l'essere definitivo! Guarda qua, sempliciotta! Quest'essere è addirittura migliore di te! Il mio falegname con 30.000 lire l'avrebbe fatta meglio. Adoro. Cosa hai detto? Ho sentito bene? Ma è anche più di quello che mi hai chiesto. L'unica perfetta qui sono io, non l'hai ancora capito? Si vede che sei una dilettante. Che gran perdita di tempo. Meglio che me ne vada. Oh no, no, adesso mi sono stancata. Ok, che il cliente ha sempre ragione, ma hai davvero superato ogni limite. Il cliente ha sempre ragione fino a quando ha torto. Sarò io ad andarmene. Come ti permetti di andartene prima di me? Sono io quella offesa. Però anche meno, mi hai rotto le pa... Cioè, dai, L'essere definitivo se ne sta lì. Va bene, praticamente è Sweetheart Ultra Istinto. Humphrey! Allora, io in questo momento che faccio? Termino l'episodio, però prima vado sopra. Eh sì, infatti è sempre una sfilata come gli altri due stanzoni. Aspetta, ma Aubrey potrebbe rompere queste gabbie? In genere lei rompe le gabbie. No, queste no, perché non hanno l'input, si vede. Wow. Oh, life gem, ok. Wow! Ah, posso colpire i bozzi di Humphrey e farmi strada, grande. Totalmente a caso. Ok, abbiamo dei nemici qui, sembra. Però prima dovrei trovare un punto per salvare. Ah, qui mi serve per attraversare il ponte. Scusami, non lo farei. Ma è obbligatorio. Allora, se trovo Mari. Marina non può vedere nessuno al momento, ma se vuoi goderti la nostra mostra, sentiti libero di metterti in una gabbia e aspettare un nuovo esperimento. Saprai che è arrivato il momento quando le urla smetteranno. Ma no, voglio trovare Mari per salvare. Non hai capito niente. Non posso andare troppo. Eccola qua. No, stai buono tu. Devo solo salvare, non hai capito niente. Poi esplorerò con calma la prossima volta. Bene, amici, il video termina qui.
Wow, sempre più figo, Omori. Ogni episodio che passa mi diverte sempre di più. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!